Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Simona Ventura ha avuto a che fare con diverse vicende nella sua vita. Un dramma in particolare ha colpito la conduttrice, Simona Ventura. Oltre ad essere una showgirl di grandissimo successo, ha dovuto fare i conti con una terribile situazione che l'ha vista come protagonista. La donna infatti ha superato una battaglia molto dura e difficile, nel momento in cui un membro fondamentale della sua famiglia era l'interessato. Simona Ventura ha accresciuto la sua carriera all'interno del talent show The Voice of Italy, mentre non è mancata occasione per lei di essere protagonista per alcuni minuti sul palco dell'Ariston. Ricordiamo infatti che durante la 69esima edizione, occasione in cui al timone c'era Claudio Baglioni, Simona Ventura ha attraversato uno dei palchi più famosi d'Italia in qualità di ospite. Una donna che può dirsi pienamente soddisfatta della sua carriera, anche se ha dovuto superare non poche difficoltà all'interno della sua quotidianità. E questo ha interessato, da vicino, la sua amata figlioletta. È stata la stessa Simona Ventura durante un'intervista, a raccontare di quanta difficoltà ha affrontato quando era ancora una neonata. Simona Ventura, la verità della dura battaglia della conduttrice. All'epoca la donna scelse di prendere in affido quella piccola anima innocente, dandole addirittura il suo stesso cognome. Infatti, la showgirl ha affermato che tale scelta è stata fatta proprio perché anche la figlia Caterina potesse avere gli stessi diritti dei suoi fratelli di Nicolò e Giacomo. Figli avuti con Stefano Bettarini, secondo le parole dell'avventura, veniamo a conoscenza del fatto che la bambina è stata adottata perché non c'era nessuno che potesse darle le cure di cui aveva bisogno. Una situazione che però non ha spinto Simona ad escludere totalmente dalla vita di Caterina la madre biologica, al punto che è lei stessa ad affermare che la piccola può contare su due figure femminili importanti. E così Simona Ventura apre il suo cuore, condividendo le emozioni vissute durante una delle sue esperienze più belle. È stata questa una delle vicende più belle ed intense che ha mai vissuto, che in molte occasioni non si è rivelata proprio così facile. Proprio come rivela la conduttrice stessa. È stata una battaglia difficile. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi, anche perché oggi Simona pubblica molto spesso delle foto su Instagram. Scatti in cui i suoi figli sono tutti lì, una delle famiglie più unite e affiatate di sempre. Grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.